Numero 7. Come siamo in grado di garantire un design flessibile, un design accattivante anche molto spinto, sia per quanto riguarda il campo delle costruzioni ex nove, quindi di nuove realizzazioni, sia per quanto riguarda il campo che abbraccia tutta la famiglia delle demolizioni e delle ricostruzioni, degli interventi di consolidamento statico e strutturale, delle soperfetazioni e sopraelevazioni, recupero e ampliamenti edili. Ebbene, la risposta è detta ed è trovabile facilmente direttamente nel cuore delle nostre costruzioni. I sistemi Iron Dome sono definiti per antonomasia immobili dal cuore in acciaio e dall'animo termoriflettente. Ebbene, è proprio il cuore in acciaio che, grazie alla sua, come dire, natura e soprattutto al suo comportamento scatolare, all'elevato grado di dissipazione e alla notevole leggerezza che comporta. Pensate che una struttura in steel frame o steel framing pesa dalle 10 alle 12 volte meno rispetto a una struttura infinitamente rigida in cemento armato, in tufo e in quant'altro. E questo che cosa significa? Significa ad esempio che trova una larga applicazione e flessibilità nel caso di sopraelevazioni, nel caso di preferire la scelta di questi materiali per sopraelevare uno o più piani di immobili di edifici esistenti, appunto con tutti i vantaggi e in termini economici e in termini di tempo, quindi tutta la burocrazia che si va a snellire per quanto riguarda il consolidamento e il calcolo statico strutturale della parte sottostante, che deve essere verificata per far sì che possa resistere al peso del sopraelevato. Bene, nel nostro caso questo è molto semplificato, appunto perché è una struttura che ha poca massa, una struttura molto leggera, e quindi ci permette in qualche modo di snellire la burocrazia e i calcoli del consolidamento strutturale della parte sottostante. E poi anche perché, diciamo, questi materiali si prestano per 1001 progettazioni unitamente ad altri, e quindi in maniera ibrida, ad esempio con la carpenteria classica o con il legno, si possono realizzare davvero dei design molto spinti ed accattivanti, o anche recuperi edili di una certa natura, nonché superfetazioni.